del circuito Fiselazio Salto Ostacoli a Ninfa. Mattia Luciani, vincitore della fascia primo grado Gold. Salve Mattia. Buonasera. Tu vieni dal concorso completo, giusto? Sì, sì, sono in Inghilterra, dei completi, e ho portato qua dei cavalli giovani e Sant'Anno che è il 21, quasi tre gare di Santo Stagoli, e niente, sono rimasto molto colpito da questo posto, da questa magnifica, dall'atmosfera che abbiamo trovato. Senti, che cosa ti sembra di questo circuito? Tu ce lo dici un po' dall'esterno, perché non hai seguito dalla prima tappa, ma che impressione hai avuto, come hai trovato i percorsi, cosa ti è sembrato in generale? Mi è sembrato molto interessante perché permette ai cavalli, anche ai cavalli giovani, di venire avanti nel lavoro. I percorsi sono molto belli, molto lineari, con le giuste difficoltà, e il terreno, ho trovato dei terreni molto idonei. Tu vieni dal gruppo sportivo dei Carabinieri, giusto? Sì, ringrazio sempre il gruppo sportivo che mi dà la possibilità di partecipare a queste gare, anche di Salto Ostacoli, nonostante io sia del corso completo. Penso che ormai sia molto importante fare più pratica possibile in Salto Ostacoli, perché anche in completo vengono montati dei percorsi molto tecnici e è importante allenarsi continuamente. Quindi i cavalli che tu hai portato in questo circuito li stai comunque avviando alla disciplina del concorso completo? Sì, ho portato dei cavalli giovani che verranno avviati al concorso completo, e ho portato Sant'Anno che a malincuore ho ripreso dal concorso completo per fare esperienza sui giri più grossi di concorso, perché è importante, e dovrei aver quasi raggiunto i punti per il secondo grado in modo da poter saltare qualche gara un po' più grossa. Allora, in bocca al lupo. Vedi, grazie mille. Ciao. Vincitrice della fascia primo grado silver della tappa di Ninfa del circuito Fiselazio Salto Ostacoli, Michela Mangano. Ciao Michela. Ciao. Sei un volto noto di questo circuito, anche tu. Facciamo un riepilogo. Il circolo con cui monti? La Zerlina. Il tuo istruttore? Domenico Fedeli. Il tuo cavallo? Abididol. Quanti anni ha? 18. No, io 18, lui 13-14. Ne fa ora 14, quindi... Senti Michela, sei stata soddisfatta di queste due giornate? Come sono stati i percorsi? Oggi il percorso mi è piaciuto molto, anche perché abbiamo trovato finalmente una doppia gabbia. E vabbè, ieri il tempo è un po' così, quindi è influito un po', però bene. Ti aspettavi di vincere? No, anche perché stiamo provando imboccature nuove, un po' così, però siamo contenti. Una vittoria sperimentale. Come sei posizionata tu nella classifica generale? Prima. Quindi hai, diciamo, qualche aspettativa su questo circuito? Un po' così, perché tanto si andranno a levare molte tappe, quindi poi non lo so. No, non se ne vanno a togliere molte, perché in tutto si calcolano 10 punteggi, quindi tutto sommato non sono... Vuoi dedicare questa vittoria in particolare a qualcuno? A noi, che ci mettiamo tutto il cuore. Quindi. Bene, allora ci vediamo alla prossima puntata. Sì, grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Martina Granata, vincitrice di questa tappa del circuito nella fascia Brevetti Gold. Martina Granata, facciamo un riepilogo. Con che circolo monti? Società Ippica Romana. Il tuo istruttore? Michele Costantini. Il tuo cavallo? Unica del Trifoglio. Quanti anni ha Unica del Trifoglio? 9. E tu? 14. Bene Martina, ti aspettavi di vincere questa tappa? No, perché c'è un altro cavaliere del mio circolo che stava andando anche lui molto bene, però oggi sfortunatamente non è andato benissimo. Quindi l'hai battuto? Sì. Non l'avrà presa molto bene? No, soprattutto perché è maschio, quindi era più competitivo. Bene Martina, come sono i percorsi di questo circuito secondo te? Sono come quelli di un normale concorso o c'è qualcosa di diverso? Cosa ti è sembrato?
Beh, che sono tecnici, ci sono varie spezzate, quindi devi regolare bene le girate e tutto. E poi sono divertenti perché ci sono punti in cui devi galoppare, punti in cui devi girare stretto, quindi divertenti e impegnativi. Quindi una bella sfida personale comunque. Sì, sicuramente. Senti Martina, vuoi dedicare questa vittoria a qualcuno in particolare? Alla Roma, che ieri ha vinto 3-0 contro l'Inter. Allora, ok, ci vediamo alla prossima tappa? Sì, sicuramente. In bocca al lupo. Crepi. Vincitrice della fascia brevetto silver di questa tappa di Ninfa, Alessandra Lunardo, un viso noto anche lei di questo circuito. Ciao Alessandra. Ciao. Facciamo un riepilogo. Circolo? K. Cavallo? Coratius. Istruttore? Massimiliano Ferra. Quindi siamo un po', diciamo, alla conclusione di questo circuito, ce la stai mettendo tutta. Come è andata? Abbastanza bene, anche se ieri il campo era un po' pieno d'acqua e invece oggi ha drenato bene. Bene, ti aspettavi questa vittoria? Sinceramente no, perché è la seconda gara, diciamo, da settembre, quindi non me l'aspettavo. Quindi hai ripreso un po' adesso, diciamo, entrare nel vivo della stagione? Sì, ho ripreso il ritmo adesso e non me l'aspettavo proprio. Il tuo obiettivo in questo circuito? Punto almeno al terzo posto, visto che ho saltato qualche tappa, ma tutto bene. Bene, allora ci vediamo prossimo appuntamento. Sì, sicuramente. Grazie. Ciao.